Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi per voi ho veramente un super smartphone, detto da tutti uno dei rugged phone top di gamma del 2023, per la precisione il nuovissimo Doji V31 GT. Guardate che bello il comparto fotografico al cui interno è inserita la termocamera. Per quanto riguarda la recensione di oggi l'ho divisa in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'analisi della scheda tecnica e nella seconda parte andremo a fare tutti i test, tra cui il night vision e anche il termoscanner. Prima di partire vi ricordo solo che se volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti come questo, di lasciare un like e iscrivervi al canale, e soprattutto se anche voi come me vi siete innamorati di questo bellissimo Doji, vi ricordo che vi ho lasciato in descrizione il link diretto per poterlo acquistare. Sigla e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola. Olè! Guardate che spettacolo! Ovviamente il lato posteriore è il suo punto di forza. Mi piace tantissimo questa corona circolare dove all'interno hanno inserito tutte le fotocamere. E devo dire che adoro anche questa texture morbida e anche simil carbonio. Invece l'inserto centrale lo potete scegliere in tre colorazioni: nero, oro oppure argento. Comunque dopo lo andiamo a approfondire. Prima però finiamo l'unboxing. Come vedete all'interno hanno inserito anche la linguetta protettiva per lo schermo, munito degli accessori per applicarla, la garanzia e il manuale di installazione che è comprensivo della lingua italiana. E infine troviamo il potentissimo alimentatore dotato di slot di tipo C e compatibile con la ricarica rapida a 66 W. E ovviamente non può mancare il cavo di ricarica, sempre dotato di slot di tipo C. In conclusione, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. Partiamo con l'analisi del telaio. Nel lato di sinistra troviamo lo slot per le nano SIM. Adesso lo vado a estrarre in diretta. Come vedete è due slot, potete inserire nano SIM 1, nano SIM 2 oppure sostituire la seconda nano SIM per espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB. Scendendo troviamo il tasto personalizzabile, è ben sdigrinato così da aumentarne ulteriormente il grip. Nella parte inferiore, ben protetto da un gommino protettivo, troviamo lo slot tipo C di ricarica. Nel lato di destra troviamo il regolatore del volume, più o meno anche questo ben sdigrinato, e il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Nella parte frontale troviamo la selfie camera della Sony da 32 MP e il doppio speaker, uno nella parte superiore e l'altro nella parte inferiore. Mi raccomando, non fatevi ingannare da layout, perché a prima vista sembrerebbero due speaker superiori e due inferiori, ma la verità è che le due griglie di sinistra, una e due, sono state messe solamente per un gusto estetico, per rendere più equilibrato la parte frontale. E infine il pezzo forte, dove è inserito tutto il comparto fotografico, a partire dalla principale, una Sony IMX766 da 50 MP con un'apertura da 1.8 che registra video in 4K a 30 fps oppure in Full HD a 60 fps. Poi troviamo il Night Vision da 24 MP, sempre della Sony, e una macrocamera da 8 MP. Conclude il tutto il flash LED e il gioiello di questo cellulare, ossia la super termocamera. Eccola qua. Guardate che velocità di navigazione, è veramente impressionante. Sto provando ad andare velocissimo ma non riesco a metterlo in difficoltà. Per quanto riguarda il sistema operativo, è dotato dell'ultimissimo Android 13 e tra l'altro è anche super aggiornato, perché l'ultima patch di sistema che ha ricevuto è di ben agosto 2023. Andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come vedete sono le classiche impostazioni di Android, che da SIM, Wi-Fi, notifiche e display. E appunto, parlando del display, questo cellulare ha uno schermo IPS da 6,58 pollici in Full HD Plus, 400 dppi e ben 120 di refresh rate. Potete scegliere la modalità tra chiara oppure scura. Io onestamente la preferisco chiara, ma ovviamente va a gusti personali. È presente la funzione della luce adattiva. Per attivarla vi basterà fleggarlo, guardate, e regolerà in maniera automatica la luminosità. Lo torniamo a mettere al massimo per questioni di recensioni. Per quanto riguarda anche l'indicatore LED, mi piace da matti, perché lo potete disattivare oppure attivarlo solo in determinate circostanze. Vedete, vi basterà defleggare oppure fleggarlo se lo volete sempre attivo. Potete anche modificare il refresh rate: 60 Hz in base, 90 Hz in medio oppure il super pompato a 120 Hz. Questa possibilità di scelta non è affatto male, perché ad esempio se non lo state usando per giocare o per guardare un video, potete abbassare la frequenza a 60 Hz e questo aumenterà notevolmente l'autonomia della batteria, anche perché per navigare o solo per messaggiare la differenza tra i 60 e i 120 Hz è praticamente invisibile. Anche per quanto riguarda la sicurezza è praticamente completo, ha la funzione trovo il mio dispositivo, il blocco schermo col pin, lo sblocco col volto e il sensore di impronta digitale. Partiamo con lo sblocco facciale, vediamo. Guardate, l'ha sbloccato subito. Proviamo anche il sensore, mettiamolo in standby, vediamo. Facciamo altri 2-3 tentativi.
bloccato ancora, facciamo anche l'ultimo al contrario e 3 su 3. Quindi direi che con i sensori ci siamo. È dotato di una batteria al litio non rimovibile da 10.800 mAh che ne garantisce fino a 48 ore di chiamate ininterrotte, fino a 720 ore in stand by, praticamente 30 giorni, e per quanto riguarda l'utilizzo medio intensivo lo potrete utilizzare fino a 3-4 giorni prima di doverlo ricaricare. Supporta l'NFC per chi è abituato a utilizzare lo smartphone come metodo di pagamento, e per quanto riguarda le dimensioni ha un'altezza di 173 mm, una larghezza di 83, uno spessore di 17 per un peso totale di 390 grammi. Per quanto riguarda la memoria e lo spazio di archiviazione è dotato di ben 12 GB di RAM e 256 GB di ROM espandibili, come vi dicevo prima, con una micro SD fino a 2 TB. Ma le sorprese non sono finite, perché in questo cellulare è presente anche la funzione di espansione della memoria, e attraverso la RAM virtuale la potrete incrementare ulteriormente raggiungendo ben 20 GB di RAM. Veramente tanta roba. E per quanto riguarda il processore, questo d'oggi è spinto da un Dimensity Octa-Core 1080 5G a 6 nanometri con due Cortex A78 da 2,6 GHz e 6 Cortex A55 da 2 GHz. E per quanto riguarda la GPU abbiamo un Armali G68 MC4. Concludiamo le impostazioni con l'ultima funzione che ci tengo a farvi vedere, ossia il tasto personalizzabile. Per andarlo a impostare vi basterà cliccare su chiave intelligente. Ci sono tre impostazioni, un clic, doppio clic e premuta lungo. Andiamo a settarle tutte e tre. Con un clic andiamo a impostare l'attivazione della torcia, con doppio clic andiamo a attivare un'applicazione, direi Amazon Shopping, tanto per cambiare. Per la premuta lungo direi lo screenshot. Adesso li andiamo a testare, facciamo un clic e guardate, si è accesa la torcia, con doppio clic partirà l'applicazione di Amazon Shopping e infine con la premuta lungo faremo uno screenshot. È veramente un tasto utilissimo, perché lo potete personalizzare con le applicazioni o le impostazioni che utilizzate di più nel vostro smartphone. Un'altra opzione molto interessante di questo smartphone è la funzione attrezzi, dove all'interno praticamente trovate di tutto: bussola, fonometro, misuratore, pendolino e anche contapassi. Proviamo giusto il fonometro, che misura in decibel il livello del rumore nell'ambiente circostante. Adesso andiamo a fare un test. Guardate la lancetta, ve la avvicino. Avete visto come va su? È veramente una figata assurda, starei qua delle ore. Ma adesso voglio farvi vedere anche la fotocamera, che è uno dei punti di forza di questo smartphone. Guardate quante opzioni, potete utilizzare il filtro bellezza, il night vision e dopo lo andremo a testare, in video come vi dicevo prima in 4K a 30 fps, oppure in full HD a 60 fps, l'immagine standard, l'alta risoluzione, e in più ci sono altre tantissime funzioni, guardate quante, come la GIF, la panoramica, la scansione del QR code e anche lo sfocato. E se questo non vi basta, vi informo anche che con questo cellulare potete anche scattare immersi nell'acqua attivando la funzione underwater, modalità in cui si disattiverà il display. Guardate, come vedete non risponde più neanche allo swipe, e per scattare vi basterà schiacciare il tasto laterale. E adesso siamo arrivati al pezzo forte di questo doggy, ossia la super termocamera. Guardate che spettacolo, spero che si veda bene dalla telecamera, si vede perfettamente la differenza di calore tra la mia mano e la mia scrivania. Ma non è tutto, perché potete anche attivare il lettore della temperatura e leggere il calore di tutti gli oggetti sottostanti. La mia mano è sui 33 gradi, invece la mia scrivania è sui 27-26 gradi. Provo a spingere e a passare un po' di calore la mia scrivania, vediamo. No, guardate che spettacolo, si vede addirittura l'impronta della mano. E ora vi mostro un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questo doggy. La qualità delle foto è veramente ottima e anche i video sono perfettamente stabili. Per quanto mi riguarda, non credo che attualmente sul mercato ci sia un altro rugged phone con un comparto fotografico superiore a questo. E ora andiamo a testare anche il Super Night Vision. Il cellulare attualmente è in modalità normale, adesso vado ad attivare il Night Vision, dopodiché spegnerò tutte le luci e vedremo come si vedrà la differenza. 3, 2, 1, via! Questo è quello che si vede con la Sony Z-Vlog, praticamente niente, e questo è quello che si vede col V31 GT. Guardate, si vede perfettamente tutti gli scaffali, i due Monster Jam della Lego, il Funko Pop di Kakashi e anche il Mega Shuriken. Guardate di nuovo la differenza, senza Night Vision e con Night Vision, veramente tanta tanta roba. E ora andiamo a fare un test dell'audio, aumentiamo il volume e mettiamo in 16 noni. Sentite che potenza!
Cioè, veramente impressionante. Spero che si senta bene dalla telecamera. Inoltre, avere il doppio speaker è perfetto perché vi dà la sensazione di essere coinvolti a 360 gradi. E come vi dicevo durante l'intro, gli speaker sono situati solamente nelle due griglie di destra. Guardate se le copro. Avete visto come si è abbassato? E guardate se vado a coprire quelle di sinistra, non cambia assolutamente niente. E dato che sono già su YouTube, andiamo a fare anche un test del display. Uso sempre il video della Costa Rica, che è veramente molto bello. Guardate che definizione. Anche i colori mi piacciono tantissimo. Non è uno schermo AMOLED, tuttavia non ne risente particolarmente, perché infatti l'unico problema degli schermi AMOLED è che tendono a esagerare, rendendo colori a volte fin troppo marcati. E invece in questo Doji, come si vede dal video, i colori sono perfettamente naturali e anche molto realistici. E in più il refresh rate da 120 Hz fa veramente la differenza. E come ciliegina finale, ho svolto anche un test game utilizzando svariati giochi 3D come Dragon Ball, Modern Strike e World of Tank. E devo dire che questo Dimensity 1080 si è comportato veramente molto bene, non ho riscontrato né lag né rallentamenti, i caricamenti sono stati rapidissimi e con il refresh rate da 120 Hz non ho avuto nessun problema anche nelle scene più dinamiche. Per non parlare dell'autonomia di gioco, che grazie alla sua batteria da oltre 10.000 mAh potete anche giocare più di 12 ore ininterrottamente senza avere bisogno di ricaricarlo. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi ricordo anche che questo smartphone è anticaduta, antipolvere e impermeabile, perché ha superato i tre test più severi, l'IP68, l'IP69K e il temutissimo 810G. E infine, per quanto riguarda il prezzo, questo device viene venduto su Amazon tra i 600 e i 650 euro. E secondo me, per le sue caratteristiche più uniche che rare, è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Concludo come sempre con i pro e contro. Tra i pro ho inserito il comparto fotografico, il processore e la batteria. Tra i contro ho messo il peso. Ma d'altronde, se si vuole un cellulare con una super batteria, tenderà sempre a pesare un pochino di più. È da sempre la scelta di Sofì tra i cellulari: o più batteria ma un peso maggiore, oppure un peso ridotto ma molta meno batteria. Io onestamente preferisco sempre puntare su una batteria più potente. Se la recensione vi è piaciuta e volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia come questo, lasciate un like e iscrivetevi al canale, è gratis e così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo che in descrizione vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!